Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di vigilia del nostro allenatore Massimiliano Allegri. Cominciamo con una domanda a testa e della nostra piattaforma, prego. Buongiorno mister, Andrea Colella, Juventus.com e Juventus TV. Io le chiedo come si è allenata la squadra in questa settimana in vista di questo miniciclo di tre partite, partendo ovviamente dalla trasferta di Cagliari che ha ottenuto 4 punti nelle ultime 2 partite con Atalanta e Inter. Grazie. No, più che 4 punti nelle ultime 2 partite, il Cagliari delle 8 vittorie che ha fatto quest'anno in campionato ne ha fatte 6 in casa. Dei 31 punti che ha fatto ne ha fatte 23 in casa. È una delle prime squadre che fa tanti gol negli ultimi 15 minuti con tanti giocatori che hanno fatto gol da subentro, quindi sarà una partita molto difficile, complicata, come è sempre difficile giocare a Cagliari in quello stadio con i tifosi che spingono. Si stanno giocando la salvezza, noi ci stiamo giocando il posto dentro la Champions, quindi bisogna fare una partita giusta sotto tutti i punti di vista. Buongiorno mister, Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport. Le chiedo se è l'ora del turnover oppure si andrà avanti con la Juve migliore in prospettiva Lazio e Coppa Italia. Grazie. No, in questo momento la partita più importante è quella di domani. Una volta giocata la partita di domani, poi vedremo le condizioni fisiche di quelli che saranno in grado di poter affrontare martedì la Lazio. Però andiamo un passo alla volta senza bypassare quello che è la partita di domani, che è una partita talmente importante, perché in questo momento una vittoria ci consentirebbe di fare un bel salto in avanti. Buongiorno mister, Giovanni Albanese, Sport Italia. Visto la netta differenza di rendimento tra la prima e la seconda parte di stagione, le chiedo se il mercato di gennaio le lascia un po' di rammarico oggi, magari poteva essere gestito diversamente, un po' meglio. Grazie. No, per quanto riguarda tra la prima e la seconda parte, sicuramente nella seconda parte dovevamo far meglio. Fino a questo momento abbiamo la possibilità sempre di poter migliorare. Per quanto riguarda il mercato ci pensa sempre la società, quindi quello che è stato fatto non lo possiamo cambiare, sono state fatte le cose in funzione della squadra. Però in questo momento bisogna pensare a quello che sono le prossime 6 partite, innanzitutto la prossima partita, che è quella di domani, che ripeto è una partita molto difficile e complicata. Buongiorno, Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Szczęsny ha detto di recente in un'intervista che ha scommesso con un amico che il Diz sarà nominato per il pallone d'oro nel giro dei prossimi 5 anni. Volevo sapere tu che ne pensi e se lo vedi solo come un'alternativa a Chiesa o può avere magari più spazio in questo finale di stagione. Allora, per quanto riguarda Szczęsny, spero che indovini soprattutto per Ildiz, però io credo che nei giudizi bisogna andarci molto piano, perché poi dopo la carriera lunga Ildiz ha grandissime qualità tecniche, è normale che deve fare un percorso come devono fare tutti i giocatori. Io le auguro di fare una carriera straordinaria, ha le qualità per farlo, poi non so se riuscirà a vincere il pallone d'oro, perché credo che sia una cosa molto molto difficile. Però diciamo che sono molto, molto contento di quello che sta facendo. Per quanto riguarda l'alternativa a Chiesa, sono 2 giocatori che giocano più o meno nella stessa posizione e hanno lo stesso ruolo, ecco. Chiesa potrebbe giocare anche a destra, però ultimamente negli ultimi anni ha giocato molto più a sinistra. Buongiorno Giovanni, guarda la Sky Sport. A proposito di Chiesa, le chiedo se quello sfogo che abbiamo visto viene archiviato come una semplice arrabbiatura, come capita tutte le volte, o se può avere delle conseguenze, diciamo così, una panchina domani, non lo so. E poi le chiedo, visto che aveva previsto 15 gol per lui a inizio stagione, se il rendimento insomma l'ha un po' delusa fino a questo momento in fatto di gol. Ma le difficoltà di Federico quest'anno, soprattutto post infortunio, ci sarebbero state, però direi che comunque io sono contento di quello che sta facendo. È normale che lui deve pretendere più da se stesso. E per quanto riguarda sabato, quando abbiamo giocato, ci sono stati anche degli sfoghi peggiori di altri giocatori. Fa parte del momento in cui magari un giocatore esce e vorrebbe rimanere in campo per giocare, però quando l'allenatore fa delle scelte le fa in funzione della squadra. Tra l'altro Chiesa contro Torino ha fatto i primi 15 minuti molto bene, ha fornito l'assist, si era mosso molto bene. Nel secondo tempo ha avuto un'occasione dove ha tirato una volta in porta e dove è stato ribattuto da Danilo.
però diciamo che Chiesa è un giocatore, Federico è un giocatore molto importante per noi. Domani devo valutare tra lui e Yıldız chi giocherà. Salve mister, Gallo Mediapason, volevo restare su questo argomento, parzialmente l'ha introdotto il collega, ma è una problematica solamente di ruolo troppo simile o anche di equilibrio a cui state lavorando, la convivenza di questi due talenti sul fronte offensivo che si fatica un pochettino a trovare per non andare a toccare laddove una fase difensiva che è tornata a funzionare benissimo e che è uno dei punti di forza di questa squadra? Ma la fase difensiva deve essere un punto di forza non di questa squadra, anche delle squadre che ho sempre allenato, perché comunque il calcio sicuramente è cambiato in tante cose, ma l'unica cosa che non è cambiata è la differenza reti, e da lì passano i numeri per vincere o perdere un campionato. E quindi in questo momento qui la squadra sta facendo bene, poi oltretutto abbiamo Ken fuori perché comunque è indifferenziato, Mil che sta rientrando, e altrimenti non avrebbe neanche cambi in panchina, che soprattutto ora con 5 cambi che possono determinare le partite. Domani affrontiamo una squadra che è alla prima classifica come gol a subentri e quindi diventano determinanti. Buongiorno mister, Nicola Barice della Stampa. Spesso ha spiegato come nel calcio, come nella vita ci siano le categorie. Tra i suoi giocatori, in particolare Chiesa e Vlahovic, a quale categoria appartengono secondo lei? Ma a una categoria degli ottimi giocatori, con la possibilità di migliorare e diventare dei grandi giocatori. Chiesa ha 26 anni, 27 quest'anno, sta entrando nel periodo migliore per un atleta, per un giocatore. Vlahovic è un 2000, fa quest'anno 24 anni e Vlahovic sta crescendo veramente molto bene, e quindi avranno Chiesa un po' di meno, Vlahovic di più come anni di carriera, però direi che hanno un futuro roseo davanti. Buongiorno mister Marco Venditti, signora mia Calcio News, due domande molto veloci. Dunque, la prima è se lei interpreta da qui al termine del campionato tutte fine a linea queste partite, quindi massima concentrazione. La seconda, dopo ogni volta ci si rifà un pochino gli occhi con il calcio europeo, lei che ha fatto due finali, quanto si è distaccato il calcio italiano rispetto al calcio europeo, visto che si nota, è evidente questo divario? Grazie. Anche su questo, sul il divario tra il calcio italiano e il calcio straniero, l'anno scorso l'Inter è arrivata in finale di Champions e abbiamo giocato, la Roma è arrivata in finale di Europa League, noi abbiamo perso una finale a 3 minuti alla fine del supplementare, quindi non è vero che... Poi dopo ci sono dei giocatori che hanno delle qualità diverse, va bene, è normale che ieri sera, lasciando la partita Manchester-Real, sono due squadre che hanno giocatori con grandissima qualità, grandissima tecnica, quindi non è che siamo più o meno lontani. Poi la Champions è una competizione, fino a quest'anno è stata una competizione, sì, l'anno prossimo sicuramente sarà una competizione diversa. Le finali, intanto quando arrivi a questo punto della stagione, una vittoria vale due vittorie, mi sono spiegato, nel senso che fai un balzo in avanti importante perché mancano meno partite, e quindi in questo momento qui la ricerca della vittoria è molto importante, e poi dopo dipende dai risultati, ci sono ancora tanti scontri diretti, noi abbiamo Cagliari che giochiamo contro una squadra che sta lottando per la permanenza in Serie A, poi avremo Milan e Roma che sono altre due squadre che stanno, una seconda in classifica e l'altra sta lottando per entrare in posto Champions, poi avremo Bologna, un altro scontro diretto, quindi abbiamo partite ancora difficili da giocare, quindi bisogna fare un passetto alla volta, sappiamo che domani bisogna fare una partita, mettersi al loro livello, lottare come loro per portare a casa il risultato. Buongiorno, Lorenzo Bertolucci della RAI, TGR Piemonte. In questi giorni, in queste ore, si sono infiammate, no? Le voci di calciomercato, giocatori, allenatore, anche lei mister. Come si gestiscono, come le vive in questo finale che è decisivo? Ecco, come ci si concentra e come le vivete? Le viviamo normalmente, uno perché ormai non è la prima volta che
le voci di mercato. Quando si arriva a questo periodo della stagione ci sono le voci di mercato sui giocatori, le voci di mercato sugli allenatori. Noi bisogna essere concentrati su quello che dobbiamo fare, perché comunque, le ho detto ai ragazzi, si lavora dal 15 luglio, quando parte la stagione, va bene, si lavorano 6 mesi, va bene, per 6-7 mesi per raggiungere gli obiettivi. Gli obiettivi quali sono? Quelli che la squadra a marzo deve essere dentro gli obiettivi per cui parte. Fino a che giocavi la Champions, il primo obiettivo era quello di passare il turno della Champions, il giro della Champions. Poi dopo, quest'anno non l'abbiamo giocata, e quindi l'obiettivo è arrivare a marzo, aprile, ci siamo, anzi era aprile, entrare, stare dentro la Coppa Italia a cercare di raggiungere la finale, entrare dentro quelli che sono i primi 4 posti della Champions. Quindi ora viene il bello, perché manca 30 giorni e ti giochi l'obiettivo per cui hai lavorato. E quindi bisogna essere bravi, bisogna avere chiaro quello che dobbiamo fare, ma soprattutto avere chiaro l'obiettivo davanti, che bisogna prenderlo. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Riflettevo su quello che hai detto e ti chiedo se c'è un motivo in particolare in cui forse da fuori si nota qualcosa che si è sgonfiato, cioè senza il vero obiettivo che poteva essere fino a qualche settimana fa quello che sappiamo, se pensi che questo è un problema mentale della squadra, onestamente, che fa fatica a vincere nell'ultimo periodo, Coppa Italia, campionato, poi ha lasciato sempre per strada qualcosa, e ti chiedo se è vero, il mercato lo fa la società, ma tu in questo momento con la società stai guardando un po' più in là rispetto alla semplice qualificazione e quindi al prossimo anno in qualche modo? Grazie. In questo momento credo che tutti bisogna guardare a quello che è l'obiettivo di quest'anno. Io sono concentrato, diciamo, stiamo lavorando tutti insieme per far sì che la Juventus l'anno prossimo giochi la Champions e quest'anno raggiunga anche una finale Coppa Italia, che non sarà semplice martedì a Roma con la Lazio. E da lì poi dopo, una volta raggiunti gli obiettivi, la società dirà le strategie del futuro della Juventus, come è sempre stato. Buongiorno mister, Simone Nasso, Oggi Sport Notizia. Ci ricordiamo i 2 anni di Ranieri alla Juventus, periodo di ricostruzione in cui però raggiunge l'obiettivo Champions. Il rapporto si interrompe poi bruscamente a 2 giornate dalla fine del secondo anno, tra tante critiche e giudizi sul tecnico che poi si riveleranno sbagliati. Le chiedo se si rivede un po' in quella situazione e se pensa che, soprattutto nel mondo degli allenatori, si tenda ad attribuire nel bene o nel male delle etichette definitive in maniera troppo frettolosa. Grazie. Ma per quanto riguarda Ranieri, innanzitutto è un allenatore che ha fatto tantissimi anni di calcio, una vita. Ha ottenuto risultati importanti dove ha lavorato, che siano di permanenza in Serie A o che siano di arrivo Champions, addirittura credo che quello che ha fatto in Inghilterra sia stato unico e rimarrà unico, e quindi veramente c'è solamente da fare i complimenti, e soprattutto di come ha gestito il momento di difficoltà del Cagliari quest'anno, quando sembrava per loro tutto perduto, invece è riuscito ad addrizzare la baracca, perché comunque è, oltre che un grande allenatore, è una persona intelligente, una persona di buon senso, una persona che sa gestire i momenti di difficoltà, e quindi al momento il Cagliari sta facendo un'ottima stagione. Non vedo altre domande. Ultima, Gallo, ultima. Poi, mister, visto che lei è sempre attento, siamo arrivati alla Final Four, chi la vince la Champions? Chi è il favorito? Lei ci becca quasi sempre. No. Sicuramente Real Bayern sarà una bella sfida, è normale che il Real in questo momento è la squadra più forte insieme al Manchester, quindi, però il Bayern poi quando arrivano in semifinale diventa noiosi. Chiudiamo con Fabiana. Scusami, hai parlato del dubbio il Diz Chiesa, volevo chiederti se ne hai altri, visto che poi ci sarà la partita di martedì. No, non ho tanti dubbi. Per quanto riguarda Szczęsny, sta bene, nel senso che è a disposizione, vedrò oggi cosa fare per domani, però poi gli altri non ho grandi dubbi. Oggi faremo l'allenamento, l'ultimo allenamento, e poi dopo li scioglierò gli ultimi dubbi, però non ne ho tantissimi. Bene, grazie a tutti. Grazie, buona giornata.